Bene, amici, abbiamo finito di parlare con Giuseppe Pitrone, che ha introdotto gli argomenti e discusso gli argomenti che avete sentito, tra cui ovviamente l'importante intervista fatta al presidente dell'Automobile Club Marasco in relazione appunto alle connotazioni generali di questa prova del Mondiale Rally che dovrebbe tenersi nel 2012 in Sicilia. E finalmente abbiamo al telefono, in questa piccola trasmissione sul web di Sudigiri, un personaggio mitico della targa, una persona che per vederla da vicino bisogna andare a Collesano. E gli amanti della targa Florio sanno che cos'è la parola Collesano nel contesto delle Madonie. Bene, stiamo parlando di Giacinto Gargani, un carissimo amico che tra le cose della sua vita ne ha fatta una straordinaria, destinata a restare perenne memoria degli sportivi. Lui è il gestore, il creatore del museo della Targa Florio, appunto, a Collesano. L'abbiamo al telefono. Giacinto, finalmente, ecco, parli con noi. Ciao, ciao. Con tutti i giri, ma insomma. Grazie per le belle parole che hai avuto per me. Ne ho sentito su di te molto migliori di quelle che io sono riuscito a dire di te. Io ti ringrazio contro i miei meriti, per carità, io non ho fatto nulla di eccezionale, soltanto ti posso dire che ho messo in atto la mia passione e si è verificato il sogno della mia vita, perché come tu ben sai, purtroppo, da quando la targa Florio è morta definitivamente nel 77 come campionato mondiale Marche nel 73, non è che si parlava. Allora scusami Giacinto, io so che tu sei un fiume in piena, perché una persona come te per fare quello che hai fatto deve essere un fiume in piena, perché se non c'è entusiasmo e passione certe cose non si fanno. Sì, mi è costato un duro lavoro. Allora intanto di agli sportivi, sì, chi ci ascolterà, come è nato questo museo, perché mi pare anche la sua nascita ha una cosa, una connotazione del tutto particolare. Ma guarda, è nata per caso. Non esisteva, diciamo, nulla, Giacinto, non esisteva nulla fino a un certo periodo, diciamo, no? Esatto, ti posso fare un elenco ben preciso dei tempi che si sono succeduti per la messa in opera e la realizzazione del museo. Ti stavo dicendo, appunto, si parlava di Targa Florio soltanto nei ricordi, raccontando con gli amici al bar o nelle serate d'inverno quando ci riunivamo, gli appassionati, si parlava degli aneddoti, dei piloti, delle macchine e della corsa in genere. Non ne parlava nessuno. Nel 1996, appunto, è stato realizzato a Collesano il Circolo Culturale Monte d'Oro e in sede di riunione ci siamo prefissi, ognuno doveva organizzare qualche cosa. Io è venuto in mente, ho detto, perché cioè non c'entrava nulla la targa praticamente? No, non c'entrava nulla, ma siccome era un circolo culturale e siccome la targa appartiene alla storia, alla cultura automobilistica, io mi sono detto e ho detto agli amici, perché non facciamo una piccola mostra fotografica sulla targa Florio? E non ti dico che cosa è successo, è stato invitato il professore Vaccarella, il principe Starrabba del Giardinello, il professore Presti Giacomo, che è uno storico, e insomma si è incominciato. Cioè prende l'avvio del fermento. Quella sera io butto giù l'idea di creare un museo della targa Florio. L'anno dopo facciamo un'altra gran bella mostra, questa volta nella sala consiliare del comune di Collesano. Il sindaco era il professore Nino Rotondi, il quale va anche il merito di avere praticamente sposato la causa del museo, perché senza il suo assenso consenso chiaramente il museo non si poteva, non si sarebbe potuto creare. E quindi da lì incominciò l'idea del museo della targa Florio.
Poi tra l'altro ti devo dire che nel 1997 come comune di Collesano ci siamo trovati preparati nell'ospitare i 50 anni Ferrari. Abbiamo avuto le più belle macchine delle Ferrari. Giacinto, sì. Perdonami. Allora diciamo, facciamo prima una comunicazione di servizio per tutti coloro i quali nel mondo ci ascolteranno. Sì. Per vedere il museo della Targa Flori gestito da Giacinto Gargano, che è peraltro un museo ufficializzato dal patrocinio del comune, mi pare, no? Di Collesano. Al comune di Collesano abbiamo l'autorizzazione ASI, e cioè l'unico museo al mondo autorizzato. Quindi, diciamo, gli sportivi per venirlo a trovare si trova in via? Il Marrone numero 3, accanto al municipio, non si possono sbagliare. A Collesano? Sì, sopra un bastione. Perfetto. Al centro di Collesano. Ovviamente sui siti web troveranno tutte le informazioni. Sì, sul museo Targa Flori a Collesano trovano qualsiasi cosa. Perfetto. Poi c'è un'altra iniziativa stupenda, che io ritengo stupenda, che è quella delle piastrellature del comune di Collesano, che è quasi un'istituzione, ha un sapore percepito da appassionati come me che stanno lontano. Sì. Adesso avete fatto l'ennesima piastrella, mi pare, con la Ferrari di sì, Munari Merzario, no? Le ceramiche, praticamente. Diciamo perché ceramica intanto, Giacinto? Perché Collesano è un paese produttore di ceramica, anticamente qui la ceramica andava per le maggiore, cioè siamo non mica a livello ma quasi di Santo Stefano di Camastra o di Caltagirone. Quindi è venuta quest'idea di... Mi è venuta l'idea, praticamente scopiazzando un poco, l'idea che hanno avuto, diciamo così, l'automobilclub di Monte Carlo. Sì. Perché io non ci sono mai stato, ma mi hanno detto che lungo il circuito ci sono delle sculture in bronzo che raffigurano le varie edizioni o determinate edizioni del Gran Premio. Quindi diciamo che i turisti, gli sportivi venendo a Collesano è come se vedessero una via crucis, no? Esatto. Perfetto.